Vediamo come poter implementare una strategia di authentication strutturata all'interno delle nostre infrastrutture Wi-Fi aziendali, utilizzando sistemi come Radius ed NPS per eliminare quelli che sono i rischi di hacking sulle tradizionali metodologie di authentication che utilizziamo, come ad esempio Password WAP, WPA o WPA2. Da best practice a livello aziendale, le reti Wi-Fi sono strutturate in questo modo. Ci sono più punti di accesso, quindi più SSID, che possono avere scopi e permission differenti. Ad esempio, posso avere l'SSID principale, quello dedicato alla corporate, ai dipendenti di quell'azienda, posso avere l'SSID per i consulenti, così come quello per gli ospiti, quello per la rete mobile ed eventualmente quello dedicato all'IoT, che può collegare apparati di fabbrica verso la rete pubblica. Ogni SSID avrà la sua VLAN e quindi il routing, così come anche la security, saranno disegnate in base a quello che è lo scopo di quell'SSID. In questo caso, quindi, per poter accedere ai nostri SSID è necessario essere autorizzati per quello specifico punto d'accesso, oltre che ad avere delle credenziali che sono state create appositamente nel nostro dominio Active Directory. Questa tipologia di authentication si chiama WPA Enterprise ed è compatibile con la maggior parte degli apparati Wi-Fi che noi oggi troviamo in commercio. Tra l'altro è molto più sicura rispetto a WPA o WPA2, proprio perché andiamo a sfruttare Kerberos con delle credenziali personali per accedere ai servizi di rete e non un'unica passphrase condivisa come avviene appunto nel caso dei protocolli citati prima. Le infrastrutture Wi-Fi possono fondamentalmente essere distribuite in due modalità. Nel primo caso, quello appunto di aziende più strutturate, più grandi anche a livello di area, noi utilizziamo o centralizziamo all'interno di dispositivi che si chiamano Wireless Line Controller tutte quelle che sono le configurazioni del Wi-Fi, quindi gli SSID, la security, gli utenti e via dicendo. Successivamente poi la rete viene distribuita per tutta l'area aziendale attraverso l'utilizzo di access point in roaming. Quindi con questa tipologia di scenario noi possiamo avere dei vantaggi in termini di amministrazione centralizzata, scalabilità, security e performance. Come vediamo in questo caso non è l'access point a dover gestire l'authentication, ma appunto si occupa di inoltrare la richiesta al server Radius con le policy NPS per poter autorizzare e autenticare l'utente ad accedere a quell'SSID. In organizzazioni più piccole invece possiamo trovare access point standalone, dove appunto ognuno dei quali è responsabile di distribuire quella che è la configurazione del Wi-Fi all'interno di quell'area di copertura. L'autenticazione WPA Enterprise però può essere utilizzata in entrambi gli scenari. Vediamo adesso come poterla realizzare utilizzando hardware alla portata di tutti. L'infrastruttura che prenderemo come riferimento in questo caso sarà un domain controller al quale poi abbineremo anche il ruolo di Certification Authority e di Radius NPS, oltre ad un client Windows 10 che avrà effettuato il join a dominio. Facciamo un passaggio veloce all'interno di Active Directory per visionare appunto la configurazione attuale. Allora, questo è un dominio appena installato, abbiamo semplicemente creato una Organizational Unit Employees contenente degli utenti nella Organizational Unit Users, alcuni gruppi e i computer che hanno effettuato il join. Quindi, come vedete, è un'infrastruttura di base. All'interno degli utenti abbiamo sempre i nostri classici utenti creati, in questo caso stiamo utilizzando l'utente Maria.Musso che ha come membership il gruppo HR, oltre ad essere un domain user, che ha effettuato quindi il join su questo computer client Windows 10. In merito alla nostra rete Wi-Fi, invece, stiamo utilizzando un semplicissimo access point TP-Link, questo è veramente un access point economico, proprio per andare a condividere il fatto che questa tecnologia di WPA Enterprise è compatibile con la maggior parte degli apparati. Sul nostro access point ho configurato una rete, quindi un SSID che si chiama lab.corp, che rappresenta quella che è la corporate, no? Quindi la rete principale, e poi un altro SSID, lab consultant, che dedicheremo agli utenti che sono appunto consulenti della nostra azienda. Eventualmente poi potremmo creare altri SSID, ma il concetto non cambia. Lo scopo è quello di andare a segmentare gli accessi a SSID differenti in base a quelle che sono le network policy che potremo definire nel nostro Radius NPS. Attualmente vedete che l'access point si trova sul 192.168.1.30 come indirizzo IP, quindi si trova sulla rete 192.168.1.0/24, mentre per quanto riguarda i nostri server abbiamo la classica rete che stiamo utilizzando, che è la 10.139.0.0/24. Il server, in questo caso il domain controller, ha l'indirizzo IP 0.51 e il Windows 10 ha IP 0.168. Come prima cosa andiamo ad installare i ruoli necessari sul domain controller. In questo caso utilizzerò il domain controller per installare sia la Certification Authority così come anche l'NPS. Quindi aggiungi, rimuovi ruolo e selezioniamo.
sia la Certification Authority che Network Policy Server. Installo semplicemente la Certification Authority come sottofunzionalità. Configuriamo la Certification Authority. Quindi semplicemente Certification Authority, Enterprise, Root, crea chiave privata. Vabbè, in questo caso potete eventualmente selezionare la tipologia di lunghezza della chiave, così come anche l'encryption. Io lascio tutto di default, anche i nomi lascio tutto in default. Eventualmente qui potete estendere il numero di anni di validità del certificato di root di questa Certification Authority. Lascio 5 anni essendo un laboratorio. Bene, apriamo adesso la nostra Certification Authority e andiamo a vedere se il servizio è partito, appunto, se c'è qualche modifica da fare. In questo caso non ho bisogno di andare a emettere nuovi template, ma dovrò semplicemente utilizzare il template esistente. In questo caso aprirò la console dei certificati, apro la console MMC per poter importare il certificato sul domain controller. Aggiungi, rimuovi snap-in, certificati, computer. Ok. Richiedi nuovo certificato, vado avanti, sfoglio Active Directory e seleziono questo appunto relativo al domain controller. Faccio enroll e installo il certificato. Quindi vedete che abbiamo installato il certificato Client Authentication sul domain controller. Adesso finalmente possiamo andare ad occuparci dell'NPS. Apriamo quindi Network Policy Server, possiamo registrare il servizio in Active Directory, questo diciamo autorizza l'NPS a poter accedere agli oggetti del dominio, e selezioniamo la tipologia di Radius Server che vogliamo configurare su questo NPS. Quindi abbiamo due possibilità: utilizzarlo per le VPN, come abbiamo già visto nel video in cui abbiamo parlato della VPN, oppure Wireless and Wired Connection. Quindi io seleziono in questo caso la parte di connettività, quindi la parte di network, e clicchiamo su Configure. Qui ci chiede se vogliamo utilizzare il Radius per le connessioni cablate oppure per il Wi-Fi, chiaramente stiamo parlando di wireless. Qui ci dà il nome della policy, quindi Secure Wireless Connection, eventualmente la potete personalizzare, ma la lascio così. Radius Client, beh, allora qui è importante andare a capire come funziona l'architettura. Per il server Radius, i client sono coloro che delegano l'azione di authentication, quindi in questo caso non è l'access point a fornire l'authentication all'utente, ma l'access point cosa fa? Inoltra al server Radius le richieste di authentication, quindi sarà proprio il nostro access point a diventare Radius Client. Quindi faccio add, in questo caso l'access point ha indirizzo IP 192.168.130, ma se volete eventualmente assegnare un nome potete velocemente creare un record A nel DNS, essendo questo anche un DNS server. Quindi ci posizioniamo all'interno della zona della nostra foresta, faccio un nuovo record A, lo chiamo AP01 e l'IP è il 192.168.130. Possiamo provare anche a vedere se risolve il nome, quindi faccio un ping AP01, perfetto. Torniamo sulla configurazione dell'NPS, quindi come friendly name mettiamo AP01, come indirizzo IP o nome DNS possiamo mettere AP01 e tentare appunto la risoluzione del nome, vedete che funziona in questo caso perfettamente. Qui come shared secret vado ad inserire quella password che creerà il legame tra l'access point e il server Radius. Quindi è qui che noi andiamo a creare il legame di fiducia tra l'access point e il server Radius. Inserisco una password, 123456, giusto per simulare il funzionamento. Vado avanti. Qui vado a selezionare il protocollo Protected IAP, quindi potete eventualmente poi andare nella configurazione e visionare se il certificato appunto è quello che avete rilasciato nel dominio Active Directory. Andiamo avanti.
Qui ad esempio potremmo filtrare l'accesso alla rete Wi-Fi solamente ad un determinato gruppo di persone, magari utilizzando un gruppo di Active Directory. Per il momento lo lasciamo vuoto, andremo a popolarlo dopo. Avanti, finish. Al termine della configurazione avremo creato una Connection Request Policy che è più legata all'autorizzazione all'accesso al Wi-Fi e delle Network Policy che sono legate invece all'authentication sulla rete Wi-Fi. Quindi qui creiamo più che altro la configurazione di legame che c'è tra il client e il server. Qui invece nelle Network Policy andiamo a discriminare gli accessi in base a una serie di requisiti che gli utenti o quei gruppi di utenti dovrebbero avere. Nelle Network Policy invece, vi dicevo, ci sono le condizioni per accedere alla rete Wi-Fi. Le condizioni sono semplicemente di effettuare una richiesta attraverso protocollo Wi-Fi. Non abbiamo poi inserito altri filtri se non il fatto di dover utilizzare come metodo di autenticazione il Microsoft EAP. Adesso ci spostiamo all'interno del nostro access point per concludere la configurazione. Quindi qui abbiamo configurato due SSID, il primo, dicevo, per la rete corporate, quindi per la rete aziendale all'interno della quale si collegheranno i nostri dipendenti, e l'altra per i consulenti. Chiaramente i consulenti utilizzano la rete aziendale magari esclusivamente per andare su internet, quindi anche qui poi si dovrebbe fare una sorta di distinzione a livello di network. Selezioniamo lab.corp e dobbiamo andare a switchare da WPA Personal in WPA Enterprise. Vedete, in questo caso il sistema chiede qual è il server radius. Nel nostro caso è l'IP del domain controller, andiamo a verificarlo nuovamente. Quindi è il 10.139.0.51. 10.139.0.51. Radius port 0, che indica appunto la porta di default nel caso di radius, è la 18.12 UDP. Come password mettiamo 123456, che poi è la stessa che abbiamo inserito all'interno del legame di fiducia che c'è tra il server radius e questo client. Non ci sono poi altre configurazioni in questo caso da fare, perché mi interessa esclusivamente dare la delega dell'authentication, dell'autorizzazione all'accesso sulla rete Wi-Fi al nostro radius server. Clicco OK. Relativamente al Lab Consultant, anche qui possiamo andare a selezionare come tipologia WPA Enterprise. Il server è sempre lo stesso, quindi il 10.139.0.51, radius port identica, password 123456. Eventualmente in questo caso, se voglio bloccare la rete dei consulenti, ad esempio alla sola navigazione internet, potrei selezionare guest network. Questo appunto consente ai consulenti di collegarsi a questo SSID, di andare su internet, ma di non poter fare browsing all'interno della rete interna. Potrebbe essere un escamotage veloce senza andare a configurare VLAN separate e protocolli di routing che effettuano effettivamente la segmentazione differente di quella tipologia di traffico. Adesso però, come facciamo a segmentare gli accessi a questi diversi SSID in base ad esempio a dei requisiti che potremmo definire nelle network policy e quindi lasciare ai dipendenti dell'azienda l'accesso al lab.corp utilizzando quelle che sono le credenziali di dominio, e come fare quindi a dare accesso ai consulenti esclusivamente al Lab Consultant? Andiamo a vederlo. Sicuramente dobbiamo andare a utilizzare due network policy differenti. Ad esempio, questa che abbiamo già creato potremmo dedicarla ai nostri dipendenti interni e quindi dedicarla all'accesso sull'SSID lab.corp. Modifichiamo questa policy. Nelle condition possiamo aggiungere un ulteriore filtro che potrebbe essere quello del machine group, quindi esclusivamente le macchine che appartengono al mio dominio possono effettuare un accesso alla rete principale. Quindi faccio add su machine group, aggiungi, seleziono il gruppo domain computers. Questo è un gruppo di default che c'è già su Active Directory, che appunto identifica i computer di dominio. Quindi se un computer appartiene a questo gruppo, quindi se un computer fa parte dell'organizzazione perché è stato unito da un amministratore chiaramente al nostro dominio, allora può accedere alla rete Wi-Fi. In generale, rete Wi-Fi in generale come protocollo di authentication, non sto parlando di discriminazione tra SID differenti. Come tipologia di authentication lasciamo quella utilizzata attraverso appunto il protocollo PEAP con il certificato rilasciato nel domain controller, e questa policy appunto consente alle sole macchine del nostro dominio di poter accedere alle reti Wi-Fi in generale. Per quanto riguarda invece i consulenti, dovremmo andare a creare una nuova network policy, quindi facciamo nuova, possiamo fare consultant Wi-Fi. Come tipologia di condizioni, quindi sicuramente andiamo a prendere NAS port type
e gli mettiamo wireless 802.11 e wireless other. Quindi questa è la richiesta che deve arrivare da parte del client. Inoltre potremmo creare ad esempio un gruppo di consulenti sul nostro Active Directory. Quindi mettiamo il caso di avere all'interno di group il nostro gruppo consultant Wi-Fi e all'interno nei membri ci mettiamo qualcuno, ad esempio, non so, Paolo Rosso, potrebbe essere un membro del consultant Wi-Fi. Torniamo nella nostra configurazione, facciamo add, in questo caso user group perché appunto è un gruppo di utenti, e mettiamo consultant Wi-Fi. Next, accesso consentito. Anche qui utilizziamo lo stesso meccanismo di authentication. Certificato è lo stesso. Next, next, finish. Quindi vedete che abbiamo creato due policy, una per i consulenti e una invece per i dipendenti interni. Se però noi adesso provassimo ad accedere a quelli che sono gli SSID, indipendentemente dal fatto che una persona sia un consulente o un dipendente interno, noi potremmo accedere a qualsiasi SSID, perché l'NPS in sostanza funziona come una sorta di filtro, quindi consente l'accesso alla rete Wi-Fi, in generale rete Wi-Fi, sia nel caso in cui è soddisfatto questo requisito e quindi arriva una richiesta Wi-Fi sul protocollo 802.11 da una persona appartenente al gruppo consultant Wi-Fi, oppure da una macchina del dominio. Indipendentemente, l'NPS dà accesso a uno dei due SSID, perché per lui appunto fa parte di questa richiesta, quindi di una connessione wireless. Quindi a questo punto non abbiamo risolto un granché, perché l'NPS non nasce per poter fornire authentication allo stesso servizio che può avere più istanze di configurazione al suo interno, come nel caso del nostro access point Wi-Fi. A fronte però di una serie di ricerche e di vari test effettuati, ho individuato una chiave che potremmo utilizzare proprio per risolvere questo problema. In particolare, se voi andate a selezionare, in questo caso, Secure Wireless Connection, che appunto è quella utilizzata per la rete lab.corp, che sarà la nostra rete principale, all'interno del tab Constraints c'è questo tab che si chiama Called ID Station, che è utilizzato per filtrare l'accesso ad un servizio in base al mittente. Beh, se noi andiamo ad abilitare questo filtro e nel mittente, attraverso un'espressione regolare, riusciamo a filtrare quello che è il nome del Wi-Fi che appunto vogliamo limitare in base alle condizioni definite, potremmo riuscire a risolvere il nostro problema. Nel nostro caso la rete Wi-Fi che vogliamo filtrare si chiama lab.corp. Allora in questo caso l'espressione regolare dovrebbe essere punto asterisco due punti lab.corp dollaro. E quindi questo in sostanza condizionerà l'accesso all'SSID lab.corp esclusivamente dai computer che fanno parte del mio dominio. Eventualmente si potrebbe ancora restringere l'accesso al SSID lab.corp solamente a un gruppo di utenti, quindi potrei creare un gruppo di utenti in Active Directory, chiamarlo Wi-Fi internal e assegnare solamente a quegli utenti la possibilità di accedere al Wi-Fi, però non cambia a livello di configurazione. Per quanto riguarda la parte di consultant, la configurazione è identica, quindi vado all'interno del tab Called ID Station, lo abilito, in questo caso sarà punto asterisco due punti lab.consultant dollaro. Sono appunto i nomi delle nostre due reti. Possiamo applicare e cliccare su OK. La configurazione adesso è terminata, non ci resta che provare gli accessi. Spostiamoci sul client, in questo caso questo client avrà già una scheda di rete wireless. Possiamo fare un discovery di quelli che sono i nostri SSID pubblicati all'interno della nostra azienda e provare ad esempio l'accesso sul lab.consultant. Non faccio connetti automaticamente, ma vado ad inserire un utente e password. Vedete che il sistema si interfaccia direttamente con il Radius, non chiede quindi la solita VPA2 passphrase, ma chiede un'autenticazione Radius. In questo caso ci sta chiedendo un utente e password che abbiamo configurato per i consulenti. Quindi se voi provate ad inserire un utente che non fa parte del gruppo consulenti, quindi ad esempio provo con m.musso@elevese.corp e la solita password,
mi dice non riesco a connettermi a questa rete. Quindi riprovo l'accesso con un consulente abilitato, quindi provo nuovamente a inserire in questo caso p.rosso@michelevese.corp, password, e la rete Wi-Fi risulta connessa. Quindi vedete che abbiamo discriminato l'accesso a quell'esclusivo SSID in base al gruppo di appartenenza consultant, e questo grazie a quel trucco di utilizzare come call ID proprio il nome dell'SSID. Relativamente alla rete lab.corp, beh, è tutto più semplice perché la macchina dalla quale stiamo provando è già unita al dominio, quindi fa parte di quel famoso gruppo Domain Computers. Di conseguenza l'utente automaticamente andrà a utilizzare le sue credenziali con le quali ha effettuato il logon, quindi faccio un connetti automaticamente, prova l'accesso e accede senza problemi alla rete aziendale. Tra l'altro è possibile automatizzare ancora di più questo processo semplicemente spostandosi nel domain controller e creando una GPO di questo tipo per poter collegarsi automaticamente sul SSID aziendale. Quindi ad esempio posso creare una nuova GPO, la chiamo Wi-Fi, e a livello di computer configuration possiamo inserire nei Windows Settings, Security Settings, una GPO di questa tipologia dove possiamo creare automaticamente un nuovo punto d'accesso, lo chiamiamo proprio lab.corp, così come la nostra rete, aggiungiamo un'infrastruttura così come quella che abbiamo creato, quindi lab.corp. A livello di security lasciamo chiaramente WPA2 Enterprise e quindi tutta la parte relativa che abbiamo configurato già nell'NPS, in modo tale che l'utente si possa collegare automaticamente utilizzando quelle che sono le credenziali. Quindi faccio applica, ok. Beh, creando questa tipologia di policy è chiaro che nell'access point posso addirittura andare a nascondere il broadcast di quell'SSID, quindi vado all'interno dell'SSID di riferimento e elimino il broadcast. A quel punto l'SSID lab.corp non sarebbe visibile, ma gli utenti si collegherebbero automaticamente nel momento in cui abbiamo applicato quella GPO e quella macchina chiaramente fa parte del gruppo Domain Computers. È chiaro che lo scenario che abbiamo esaminato è stato semplificato soprattutto relativamente alla parte del Wi-Fi, dove abbiamo utilizzato un access point di fascia economica, però all'interno del quale è stato possibile utilizzare il protocollo WPA Enterprise. Possiamo però estendere questa configurazione in scenari più complessi che magari prevedono l'utilizzo di wireless LAN controller con più SSID distribuiti su più VLAN, perché appunto le regole di filtri all'interno del nostro NPS funzionerebbero allo stesso modo, sarebbero semplicemente estese all'interno di un set più ampio di policy. Bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata, fammi sapere se il video ti è piaciuto ed eventualmente trovi tutti i riferimenti tecnici, dettagli e commenti all'interno della descrizione in basso.